amici, bentornati. Oggi andremo a Siena. Oggi vi porterò a Siena, nella mia città, e voleremo con il drone virtuale di Paolo Dal Prato sopra la città antica. Faremo il giro del centro storico partendo dal nord, dall'antiporto, e arriveremo nel cuore della città, arriveremo nel cuore della mia contrada, della contrada Capitana dell'Onda, e ci guiderà una voce meravigliosa, quella di Carlo Bartalini. Ci guiderà in un viaggio che partirà proprio dal punto più importante, dalla chiesa di San Giuseppe, fino a tornare in Piazza del Campo. Siena accoglie il viaggiatore tra le sue mura, mura che danno sicurezza, mura che custodiscono tesori, e a Siena si trovano in ogni angolo. Le 17 contrade sono vere e proprie repubbliche, in battaglia nella corsa del palio, unite per la vita della città. Ognuna è custode dei tesori e delle meraviglie di Siena, come la chiesa di San Giuseppe nella contrada Capitana dell'Onda. La chiesa cinquecentesca fu, in origine, la sede dell'arte dei legnaiuoli e passò alla contrada dell'Onda nel 1787. Costruita nel XVI secolo, presenta una struttura a pianta centrale. Nella sua cripta si trova la sede della contrada Capitana dell'Onda e vi sono custoditi i preziosi drappelloni vinti nei secoli. Questi ultimi, insieme ai costumi del corteo storico, così come altri pezzi di storia della contrada, sono visibili durante la visita al Museo della Contrada, il MOND, un'esperienza imperdibile per chi visita Siena. Dall'Arco di Sant'Agata, antica porta del circuito murario cittadino, scende via Giovanni Dupré, già via di Malborghetto. La via, che prende il nome dallo scultore senese del 1800, descrive una serie di curve come un'onda che attraversa il tessuto cittadino fino alla Piazza del Campo.